chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura. Amici telespettatori, abbiamo sentito la necessità, l'esigenza di far venire di nuovo l'archeologo, vulcanologo, tutto quello che può essere vulcanologo, professore Mastro Lorenzo, con il consigliere regionale Muscarà. Professor, ci stanno proprio tempestando tutti quanti che vogliono sapere che sta succedendo e in caso di qualche cosa di più di quello che sta, la risposta gliela deve dare il comune, la regione, l'osservatorio Vesuviano, perché poi tra le altre cose io oggi ho visto l'applicazione dell'osservatorio Vesuviano che in tempo reale, mentre quelli là dell'istituto nazionale lo registrano dopo 20 giorni. Ma la mia preoccupazione è che 3 giorni fa a Napoli c'è stato, che poi Napoli diciamo fuori grotta è zona che è sismica, c'è stato il congresso del PD Marrakech. E un altro evento, sono stato letteralmente 5 ore nel traffico, dalle 23.30 fino alle 3.30 di notte. Ma se succede una scossa, chi è il responsabile per la via di fuga? Metà uno e metà un altro o tutti quanti? Sono molte domande, tutte pertinenti e tutte articolate. E ci mettiamo paura. Sulle quali io ho un'idea più o meno vaga delle risposte. E voi siete una voce indipendente. Indipendente nel senso che faccio ricerche essenzialmente e racconto, provo a fare in modo oggettivo i risultati della ricerca, quindi descrivere quello che succede e quello che sappiamo dei campi freschi. Però la questione del piano di emergenza in realtà è un piano di emergenza nazionale. Quindi è un piano emergenza che ha vari livelli, che però si conclude con la valutazione finale delle malaugurate ipotesi di un allerta rosso, quindi evacuazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi è un piano piramidale in cui alla base ci sono i cittadini, ovviamente, che hanno funzione di autoprotezione, no? Con l'Italert stanno provando anche questa eventualità dell'autoprotezione. Poi ci sono, diciamo, circoscrizioni, sindaci, prefetto ovviamente, prefetti, regione Campania, protezione civile, presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi i diversi livelli, diciamo, quindi, i diversi soggetti operano in diversi modi. Non succede niente. Per esempio l'Osservatorio Vesuviano diciamo, ha il compito della produzione di dati, del monitoraggio, delle consulenza per la protezione civile e centro di competenza, ma le valutazioni sul rischio non spettano all'Osservatorio Vesuviano. Quindi infatti ho visto, come dicevo anche prima, che qualche volta qualche collega istituzionale si è sbilanciato, ma se si sbilancia questo si può, diciamo, tradurre in scelte da parte della popolazione. Invece l'indicazione sul rischio deve essere data per esempio anche dai sindaci o dal Presidente della Regione, che viene informato direttamente dal capo della protezione civile, dal direttore della protezione civile o dal ministero, ministro della protezione civile, Musumeci, che la settimana scorsa si è espresso, poi vedremo specificamente su questo piano.
Quindi in realtà c'è un po' di disorientamento generale, perché io che sono un vulcanologo posso raccontare le mie ricerche, posso raccontare le mie posizioni scientifiche, ma gli altri hanno una funzione operativa diretta e quindi non so, allora, Maria guarda, saprà che cosa fa il Presidente della Regione, che cosa fa la Protezione Civile Regionale, per esempio. Non so. Voglio interrompervi 5 secondi. Quando è venuta l'alluvione a Genova, ci siamo solo responsabili che era un sindaco. Sì. Perché non fanno la stessa cosa? Mettere una sola persona che è responsabile? No, qua non è possibile, questa è un'emergenza nazionale e quindi ci sono diversi livelli di emergenze, emergenze di tipo A, B, C. Almeno una piccolina, pure comunale, non avrebbe senso, perché lui è responsabile per il comune ma deve essere coordinato. Infatti uno dei problemi è che essendo un'emergenza che va oltre il comune e per certi casi può andare anche oltre, diciamo, l'area metropolitana, per esempio possono essere più aree metropolitane, in questo caso è limitato alla zona rossa che è tutta, diciamo, tra 3-4 comuni, però nell'area metropolitana di Napoli. Per esempio nel caso del Vesuvio invece va oltre l'area metropolitana napoletana, perché ci stanno appunto Salerno, Avellino, insomma, eccetera. Insomma, parlando sempre così, sempre con l'equivoco, le scuole di Pozzuoli per fortuna sono state chiuse. Ma fuori Grotta, che la scossa si è sentita di più, quel grande sindaco che tengono i napoletani se n'è fregato. Avrà valutato, cioè, è una valutazione che forse spetta ai sindaci, ma non sono competente. Però è un pericolo, perché praticamente a fuori Grotta stanno tutti quanti, ieri, tutti quanti in mezzo alla strada, alla NATO, stanno in scuole superiori, stanno in scuole elementari, scuole medie, fino a Terracina. Quindi io voglio sapere un responsabile, perché qua questo gioco e tutti questi scienziati che ci stanno, alla fine non si capisce niente. Se corna, succede qualcosa, la responsabilità di chi è? Mo per esempio cade una scuola a Napoli, nella zona, diciamo, rossa, perché fuori tutto è zona rossa, perché la responsabilità di chi è? Lo sindaco di Pozzuolo, lo sindaco di Napoli. E questa è una questione, diciamo, giuridica. È una bella domanda, una no? Bella domanda, insomma. Però, certo, secondo me, a meno si mettere d'accordo su due di loro, a meno, certo, parlate la stessa lingua, cosa, sì, che il linguaggio qua non è nessuno, perché poi è vero che ci stanno false notizie e tutto, però l'amico mio operatore ha detto che mentre giocava a calcio ha visto che franava una montagna, aveva pescare, però nessuno l'ha detto. I cornicioni l'hanno fatto vedere perché si sono ammaccati in macchina. Però la verità, noi vogliamo soltanto la verità, come l'avete detto voi, il Padre Eterno a noi non ci dà i 24 ore, 70 ore, 80 ore, perché Cavagno dice, vabbè, noi abbiamo 75 no, ore, 80 ore. No, questa è una cosa gravissima. Pericolosissima. Questa è gravissima, infatti questa è e tutti minuto quanti mi hanno apprezzato, perché tante persone, questa è l'unica che ha detto la verità, che noi viviamo in una zona di vulcani giovani, non sarà mo, fra 100 anni, 200 anni, prima o poi succederà, questa è la verità, e non si può contestare, però ditela, ma non è nessun allarme, però diciamo che chi sta in questa zona ci sta in questo rischio, trascendendo, riuscendo, oppure fare un cordone, come c'era 30 anni fa, che la zona rossa non si poteva avere la residenza, non si potevano fare attività commerciali, ma che ieri o l'altro ieri, non c'è secondo posto per parcheggiare e ristorante, la maggior parte. Questa è la cosa più grave che da prendere in considerazione, è proprio questa. Infatti ho letto oggi un'intervista a Mario Tozzi, se non mi sbaglio, il quale ha detto quello che noi pensiamo da sempre. Questa emergenza, la chiamiamo emergenza come se fosse successa qualche ora fa, questa crisi, diciamo, questa zona critica, questa zona delicata, lo è da sempre, nessuno può dire io non sapevo. E com'è possibile che soltanto nel momento in cui la terra comincia a tremare in maniera forte ci si preoccupa del piano di evacuazione, ci si occupa del fatto che le strade non sono percorribili da ipotetiche vie di fuga che non saranno mai vie di fuga fattibili, considerando che basta la partita del Napoli per bloccare un'intera città? E né chi negli ultimi 50 anni, pur sapendo che si trattava di una zona ad alto rischio, ha consentito l'aumento della popolazione, ha consentito di fare nuove costruzioni, oppure chi
non ha allertato in tempo del pericolo e non allerta del pericolo, sperando che la cosa passi e passi nel silenzio, perché la speculazione che si vuole fare su Bagnoli è pronta, stanno, sai, con le quando le gare di motocicletta che stanno là pronti, così, che rompono, devono costruire. Allora, se voi pensate di costruire a Bagnoli piena zona rossa, eventualmente zona via di fuga perché è una zona aperta, vuol dire che tutto quello che sta succedendo adesso non ci è servito neanche di esperienza. Tu dici, perché nessuno parla? Perché nessuno si vuole prendere la responsabilità di dire una cosa che potrebbe essere poi confutata il giorno dopo, perché sappiamo come, come è variabile e come non è prevedibile. Dovrebbero dire, io cittadino veramente vorrei sapere se, come quando stavamo a scuola e ci facevano fare l'evacuazione, e le scuole fortunate erano quello che c'era uno spazio fuori, perché le altre non so come evacuavano, noi lo facevamo nel giardino che era ampio, se metterci con la testa sotto al banchetto, sotto la porta, se prende l'ascensore, se prende le scale. Ecco, io il cittadino vuole sapere queste cose semplici. In caso di scossa, e di una scossa lunga, forte, io cittadino che cosa devo fare? Mi dicono che io, che sono nella quinta municipalità, nel momento, se riuscissi a sopravvivere a tutto questo marasma che ci sarà, a trovare la via di fuga e sistemarmi da qualche parte che non so quale, dovrei andare in Veneto. Ma anche questa è una cosa che non va bene. Ma per quale motivo? Cioè, significa una deportazione vera e propria. Immaginate che cosa significa per i cittadini napoletani essere, essere deportati. Chi in Sardegna, chi nel Veneto, chi nell'Emilia. Significa che la struttura sociale della città si potrebbe perdere completamente. Io vedo che ci sono anche molti dubbi rispetto ad una proposta che è arrivata qualche anno fa, che era quella di delocalizzare almeno nella zona, nella regione Campania, in modo da non perdere i rapporti con la città, con il proprio lavoro, con le famiglie, perché nel momento in cui ti allontani per 4, 5, 10 anni hai perso... Consiglia, ma poi l'altra volta mi sembra che ho ascoltato che alla regione vogliono dare anche il permesso di aumentare il volume. Ma quello è pronto, adesso stanno traccheggiando su questa cosa. Con questi chiari di luna significa allora, dare l'autorizzazione e mettere altre persone esatto. A residenza. L'unica cosa che può salvarci in un piano di evacuazione è il fatto di non far evacuare 1 milione di persone, ma farne evacuare 500. Già quello sarebbe un modo più semplice per riuscire a scappare. Ma se una proposta di legge, che adesso la stanno tenendo un po' in mano, perché chiaramente l'argomento adesso è scottante, che loro chiamano rigenerazione urbana, che altro non è che aumento di volumetria, e dentro la quale ci hanno infilato anche un'altra norma, che è quella sui sottotetti, per cui hanno anche abbassato io per esempio, che già so alta, coi tacchi riuscirei probabilmente a toccare il soffitto, significa caricare ancora di più un territorio e metterlo in pericolo. Una proposta di legge che noi facemmo, lui la conosce benissimo perché ci abbiamo lavorato insieme, e che è rimasta nei cassetti delle commissioni e là rimarrà, che era quella di utilizzare la stessa legge anticostruzioni che si usa per il Vesuvio, quindi non edificabilità in area vesuviana, anche in area flegrea. Cioè, i rischi sono gli stessi, non puoi aumentare il numero della popolazione quando sai che il rischio è così elevato. Ma chiaramente queste cose sono cose che si costruiscono in tempo di pace, perché poi in tempo di guerra, come siamo adesso, i risultati questa li vediamo. Un'altra bella domanda, tutti quanti sono convinti, pure io ero convinto, che più scosse vengono di 2, 3 e tutto, Pozzuoli dovrebbe avere una fase discendente perché i gas escono fuori, è vero sto fatto? No, questo non c'è assolutamente, c'è molta fantasia, c'è fantasia. Fenomeni bradisismici. Allora per far scendere di nuovo Pozzuoli che si deve fare? Io ho studiato alcuni questo fenomeno. Le tradizioni qua vogliono spostare la statua di Santo Mamozio. L'hanno spostata e pensano che... quello può essere la soluzione. La soluzione, a me San Gennaro bloccò la lava. Santo Momozio, però non penso sarà sufficiente perché è un fenomeno. Ma tutti quanti su Facebook stanno dicendo: ma perché non ripristinate la statua
di Santo Mamozzi al posto che c'era prima. Perché ogni volta che si sposta succede una cosa. Comunque come nome non è rassicurante. Mamozzi è straordinario, c'è un mio amico di Roma, che ogni, professore di Roma della Sapienza, che ogni volta che porta gli studenti qua, la prima cosa li porta in visita da Santo Mamozzi. Però parte, è bene, il suo passo. Questo, no, io gli ho indicato Santo Mamozzi. La fase discendente da che potrebbe dipendere? Quello... Cioè, voglio una rassicurazione. Cioè, io mi auguro che possa scendere, non dico i 4 metri, come la risalita, che si deve fare? A me prega a dire che fa una botta forte, una botta leggera, o man mano, perché se su gas uscendo dovrebbe sconfiarsi. Ma non sfoga come non pensiamo noi, credo. Eh? Non è così. Allora, io allora, ho studiato... Un poco, professore, che ci illumina con la sua scienza. Ho fatto il noi primo. Ci stiamo bagnando della vostra cultura. Ho fatto... lavori specifici sulla dinamica di questo sistema idrotermale, geotermico, sugli ultimi chilometri del sottosuolo, che sono rocce porose nelle quali circolano i fluidi, è un processo che si autoalimenta, cioè da piccole variazioni in profondità l'espansione dei fluidi rigonfia queste rocce porose che si espandono, un millesimo di rigonfiamento delle rocce, essendo 3 chilometri, un millesimo lineare di dilatazione, significa 3 metri di deformazione del suolo, quindi quello che si è visto. E poi secondo questo modello, lentamente, nel momento in cui viene a mancare questa perturbazione, che può essere termica, meccanica, quindi di pressione o di temperatura, non sappiamo, il sistema potrebbe lentamente sgonfiarsi, quindi si rigonfia rapidamente e si sgonfia più lentamente, usando terminologia molto grossolana, cioè si espande in un tempo breve, e invece si contrae, si ricontrae e ritorna allo stato normale in tempo lungo. Però quello, io ho fatto il primo lavoro di sintesi sullo studio del bradisismo in generale, quest'area tende mediamente a abbassarsi, c'è subsidenza dappertutto, tant'è vero che le ville romane a Posillipo, come quelle di Baia, sono sotto il livello del mare. Al centro invece, perché la caldera tende a, per fatti complessi di tettonica del bordo tirrenico, di consolidamento dei depositi, tende a abbassarsi. Quindi quello che prevale è un abbassamento. Se non ci fosse stato il bradisismo, il tempio di Serapide, il cosiddetto tempio del Macellum, si troverebbe probabilmente 15-20 metri al di sotto del livello del mare. Invece, proprio al centro della caldera, questa subsidenza, abbassamento, viene compensato da momenti di sollevamento. Quello che però è da considerare, questo già l'ho scritto oltre 30 anni fa in una pubblicazione della Geological Society of America, quindi una delle più importanti, insieme a un collega dell'USGS, John Dvorak, quello che bisogna considerare è che probabilmente i fenomeni bradisismici in un periodo, probabilmente in tutti questi 60-70 anni nel quale sono in atto, si sommano. Quindi anche se sembra che rientra, in realtà c'è un effetto cumulativo, cioè c'è una ricontrazione ma si somma lo stress accumulato, quindi l'indebolimento delle rocce e si somma l'effetto causato dalla sismicità correlata. Quindi adesso quando si correla, ci sono tanti errori che vengono fatti purtroppo anche da colleghi, quando si correla banalmente, dice questo è un bradisismo come quello dell'82-84, non è affatto vero. Primo perché si somma come sforzo, anche se magari si era rientrati come sollevamento e come sismicità. 16.000 scosse allora, migliaia e migliaia di scosse adesso e le rocce ne risentono. E quindi in più quel bradisismo era un bradisismo rapido, quindi che è durato 2 anni grosso modo e poi è iniziata la discesa. Questo è in atto lentamente ma dei 18 anni. Quindi è un processo completamente diverso. Nuova. Io feci l'ipotesi all'epoca, e questa fu verificata anche nel caso del bradisismo, purtroppo, nel bradisismo che precede il 1538, che un'eruzione può seguire dopo vari cicli di bradisismo. Quindi non ogni bradisismo è un'eruzione, ma vari cicli in cui si sommano gli sforzi. E questo è stato confermato recentemente da molti altri lavori. E quindi si rompono la faglia. Sulle maggiori riviste internazionali. Quindi non bisogna trascurare questo rischio, invece c'è una leggerezza, cioè si tende a voler rassicurare. Non c'è da rassicurare né da allarmare.
non abbiamo nessuna indicazione né che potrebbe avvenire l'eruzione né che dobbiamo monitorarla, però quello che è importante è il piano di emergenza. Quando si sente le 72 ore, avremo 72 ore, è una follia, è semplicemente una follia, non avremo 72 ore. Si è fatto un piano che è vincolato alla possibilità che noi con 72 ore di anticipo, tempo minimo attualmente previsto per un'eruzione, riusciamo a prevederlo, ma è tutta una nostra costruzione. Dico sempre, non c'è un contratto con il vulcano che avremo... Quindi le persone devono essere informate correttamente, se no... se no dicono, noi 72 ore ce l'avremo, non è detto. Beh, l'ho pensato pure io, perché il nostro Signore non è che ce l'hai 24 ore di tempo. Volevo dirvi una cosa, io sto leggendo sempre, perché pure io vivo qua, quindi una volta una scossa a mare a Nisida, un'altra volta una scossa alla NATO, vicino alla NATO, a Coroglio, a Bacoli. A Bacoli sta facendo parecchie a mare, anche di una certa entità. Allora, mi domando, è preferibile che si rompa la faglia a mare o venire un maremoto, oppure lentamente uscire questo magma da questa faglia e stare più tranquillo? Purtroppo il magma nei Campi Flegrei non esce mai lentamente, praticamente mai, in due o tre casi è uscito lentamente. Infatti questo è un altro errore che ricorre, purtroppo autorevoli scienziati hanno detto eruzioni o effusive o esplosive. La probabilità di eruzioni con la lava è bassissima. Una, per esempio, è quello che si chiama un duomo sotto l'Accademia, quella è roccia lavica, la cava borbonica di Trachite. Il resto tutte eruzioni esplosive, ma in più non solo esplosive, ma anche eruzioni che si chiamano freatomagmatiche, dovute all'aumento di esplosività a causa del fatto che queste fratture che portano il magma in superficie incontrano lo strato di rocce nelle quali circolano i fluidi e interagiscono con l'acqua, e questo causa una rapidissima vaporizzazione dell'acqua a bassa profondità che converte l'energia termica, il magma intorno a 1000 gradi, in energia meccanica, esplosione. Quindi l'eruzione dei Campi Flegrei, tutte quelle che guardiamo intorno a noi, la Solfatara, l'Averno, gli Astroni, sono tutte eruzioni esplosive, Bacoli, Capo Miseno. Quando è uscito fuori Monte Nuovo, è uscito all'improvviso? Monte Nuovo è una delle ricerche che ho fatto più approfonditamente, sia come analisi delle cronache, sia come analisi del magma, della composizione del magma, eccetera. È un'eruzione che ha causato molti precursori prima. Cioè, ci sono stati molti precursori, anche la correlazione diretta dei precursori con l'eruzione è un problema, però ci sono stati molti precursori, sollevamento del suolo, terremoti prolungati, tanto che la gente aveva abbandonato quell'area. Poi nei giorni immediatamente precedenti, innalzamento così rapido che si era allontanata la linea di riva, quindi si era guadagnata terraferma ed erano rimasti anche pesci e molluschi fuori dall'acqua. E poi iniziata una serie di getti di vapore, fanghi, eccetera, che in poche ore si è trasformata in un'eruzione con una colonna di gas e cenere ed esplosioni laterali. È capitato pure un maremoto, penso. No, maremoti no, perché il maremoto richiede particolari circostanze che nel Golfo di Napoli sono molto improbabili, perché è nel Golfo di Pozzuoli, nel Golfo di Napoli, perché sono fondali bassi. Il maremoto richiede fenomeni violenti su grande scala in bacini profondi, tipo terremoti nell'oceano oppure nello stretto, oppure frane sottomarine enormi, perché se non c'è l'istantaneità, un'eruzione è un fenomeno progressivo, quindi si può causare... trascinare man mano. E quindi poi due giorni sono durate le esplosioni, esplosioni continue, con espansione laterale del gas, eccetera. Poi si è calmato e le cronache raccontano che 20 visitatori provarono a vedere questo nuovo monte, il Monte Nuovo che si era formato, e furono uccisi da un'ultima fase. Qualcuno scienziato. Coraggiosi questi, veramente. Lessi, io lessi che qualche altro scienziato, per far uscire tutto questi gas, volevano fare le perforazioni. È praticabile questo fatto? Io penso che no, perché già l'abbiamo fatto questo guaio della perforazione. Cioè, no, io voglio sapere il suo illustre parere e merito, perché è l'unico che dice un po' la verità. Ma facendo queste trivellazioni, non è che
può aiutare a scendere. Questa è la teoria della sanguisuga quando c'è la pressione alta, ma non funziona così. Veramente. No, in generale può solo squilibrare ulteriormente il sistema superficiale, perché può squilibrare tutto questo sistema idrotermale, causando terremoti, alterazione della circolazione. Quindi scendiate, ce ne stanno parecchi che dicono ste... No, no, è una cosa di corrente. No, ma comunque l'hanno detto. Perché... No, dicono così può, diciamo, sfogare, ecco, ma non è così, perché innanzitutto c'è poco da sfogare, un sistema idrotermale immenso che è spesso 3 chilometri, è un centinaio di chilometri quadrati di estensione. Posso, ma faccio una domanda un poco provocatoria. Ma quando fanno queste riunioni tutti questi scienziati, forse, ma voi non partecipate? Io in genere preferisco di no. Preferisco perché secondo me, quando uno dice la verità, non è ben accetto. Quindi... Il mondo della scienza non è fatto di opinioni, ma di risultati della scienza. Sì. Quindi confrontarsi va bene, ma confrontarsi sui risultati. E in genere ci si confronta, oggi non servono neanche... tanto i convegni internazionali. Io nei primi decenni della mia esperienza di ricercatore stavo sempre all'estero, perché lì ci si incontrava. Oggi sì, è bello incontrarsi. A me farebbe piacere, proprio sapere. Però è meglio fare certe ricerche cose, e confrontarsi sui dati. Come la certezza dei diritti. Scrivo, rassicuro tutti quanti che non è vero che quando Pozzoli sale Ischia, Monte Pomè scende. Oppure, quando c'è stato terremoto a Napoli, sta pure sopravvissuto. Quindi mettere bene in risalto che sono dei fenomeni diversi, scollegati, e che ognuno che vive in queste zone sa da più la responsabilità di certo, aggiornare tutto, perché qua ognuno, pensiamo, sta, terremoto a Napoli, zona di Pozzuoli, pure su Vesuvio, quindi sono scollegati. No, ci sono tante fantasie che si fanno. Anche perché i vulcani è... nostri sono tutti quanti attivi, fanno finta di dormire, o Vesuvio fa finta di dormire, ma prima o poi è più pericoloso dei cambi frequenti, perché noi abbiamo almeno 40 vulcani che le onde possono sfogare, invece là no, salti il tappo, è così. No, quello quando si è passati dalla mitologia alla scienza si è fatto questo, si è ripulito delle fantasie e si è provato a fare... fantasie più facilmente verificabili, che sono so, dato che ormai fate parte del cuore dei nostri ascoltatori, perché parecchi di loro hanno detto è l'unico che dice la verità. Io mi auguro che, grazie anche all'onorevole consigliere, ci venite a trovare un poco più spesso, anche perché voi abitate pure voi qua in zona rossa. No, io abito fuori alla zona rossa, però originario al centro storico di Napoli, però sulla collina appunto dei Colli Aminei, però diciamo frequento moltissimo, sto spesso qua, quindi diciamo. E quindi, professor, chiedo scusa, quindi succederà sicuramente che vi vedremo di nuovo, perché certamente, avere la certezza di sapere qualcosa di informazione sicura, perché devono sapere, sono fenomeni scollegati, perché ognuno di noi guarda lo Monte Pomè, ci guarda dove su, ci guarda tutte queste cose, chi giustamente dice una tostarì di fare le trivellazioni, perché l'hanno anche detto questo. Non è che l'hanno detto, l'hanno fatte. L'hanno fatte. Hanno provato a farle, una l'hanno fatta sul serio, altre. Però in passato, negli anni Ottanta, si è fatta l'esplorazione, diciamo. Però si è preoccupato di, alcune l'hanno messa in evidenza, che poteva essere un bene fare queste trivellazioni. No, noi abbiamo provato a bloccarle in tutti i modi, anche con Maria, ci siamo riusciti sia no, la importante. Centrale geotermica, sia quest'ultima perforazione che era stata fatta. No, perché a Pisciarelli non è che hanno fatto una trivellazione. Era un progetto quello. Stava in progetto. Era una sperimentazione. Hanno trivellato il pozzo esploso. Grazie all'esplosione del pozzo la gente si è allarmata. No, prima c'era il progetto di una centrale geotermica. Ah, della centrale. E quella io feci l'osservazione. Professor, io stimo molto gli americani. Io mi domando e dico... Come è stato possibile che gli americani hanno fatto l'ospedale ad Agnano, nuovissimo, con la struttura interna eccezionale, macchine e tutte cose, se ne sono scappati, ai dalla NATO, se ne sono scappati dal base di Nisi, da sott'acqua, mica sono usciti gli americani, sono andati a non è che hanno abbandonato l'Italia, sono andati a Gricignano, come l'altra volta andarono a Monte Ruscelli, dico,
Quali erano i sintomi 30 anni fa? Ve lo dico io, che incominciavano a vedere che l'acqua che bevevano era diversa, che loro fanno l'analisi, non fanno... E quindi questi fenomeni che oggi sembrano, ecco, come ci vuoi fare, mostrando me, ma già ci stavano. Ma voglia, ma... Però nessuno ci ha avvisato, perché giustamente la prevenzione, la NATO se n'è andata 30-40 anni fa, hanno abbandonato tutto quello che era buono. Ma vediamo la prevenzione su Bagnoli come la faranno. Questo adesso, questo è il momento adesso, è quello per, di aprire gli occhi su Bagnoli. Ma... Su Bagnoli non si deve mettere una pietra. Ma quando parli di Bagnoli pietra. Dici... togliere l'Ital Sider, la zona dell'Ital Sider, tutta la zona dell'Ital Sider che sta sotto l'Italia, stanno pronti a fare speculazione, a pensare che si possa costruire. Ma lì si volevano fare impianti geotermici, nel senso che lì è iniziata la sperimentazione, sulla quale poi abbiamo iniziato a contestare le criticità della sperimentazione, allora, con un pozzo profondo che fortunatamente poi non anche si è perché fatto. Quello che vedo io qua, il governo nazionale, il governo cittadino, è la stessa cosa, perché vedo che tutti quanti nicchiano. Perché nessuno si vuole prendere la responsabilità in questo momento di crisi di parlare, ben sapendo che quelli che sono venuti prima di loro non hanno fatto le cose come andavano fatte e quindi si nascondono dietro l'angoletto. Cioè, altrimenti tutto questo proliferare di interviste da parte di esperti dell'INGV che dicono un giorno una cosa e il giorno dopo il contrario non ci sarebbe stata. Ci deve essere una voce chiara che mi rassicura e ripeto, mi fa capire se mi devo mettere con la capa sotto al banchetto e aspettare che passa o se devo prendere un'altra strada. Ma perché uno tiene il tempo per potersene andare? Una sola voce in realtà è una... sì, avrebbe senso se questa voce fosse corretta, no? Ma chi garantisce? Ma certo, perché se è una sola voce, come per esempio è stato chiesto anche da qualche amministratore, vogliamo una sola voce, significa un'azione, diciamo, di... censura. No, io allora intendo, scusa, no, deve essere una voce rigorosamente verificata e sperimentata, che oggi significa... Abbiamo visto il Covid, diciamo, quella no, esatto. Prende la responsabilità di questa cosa, COVID, nasce c'era, da una, con c'era il COVID, una sola voce ufficiale. Hanno fatto mettere paura a tutti quanti. Io che sono un bifone, mi sono fatto 3 vaccinazioni e poi alla fine comunque ho studiato Covid. Sì, quindi... Questa voce unica, penso, fanno poco paura. Ma la voce paura. Unica non è una voce dittatoriale. Però una voce unica che esce da, altre, che da una un dinamica di persone diverse. Certo. Ecco qua. Va bene, allora, alla prossima, io vi ringrazio. A grazie voi a voi. E al consigliere regionale, perché state dando un poco un aspetto vero di quello che sta succedendo, perché veramente... Manca l'informazione. La prossima volta proviamoci, quella cosa che ci siamo detti prima, la proviamo a fare una diretta, magari martedì prossimo, martedì. Se tu sei libero, nel modo che raccogliamo direttamente le domande, perché quelle che abbiamo detto noi sono i nostri dubbi. Il nostro operatore è in gamba, sicuramente. Ma il nostro operatore già è pronto, però è giusto dirlo in tempo. Ma io ho detto, vieni che sicuramente si può benissimo. Fare. Benissimo. Però avvisiamo, alla prossima. Alla prossima. Chissà. Domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani i russi. Gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura,